Ciao. Stasera abbiamo due frizzanti novità della mia vita. Se ancora non l'hai fatto, seguimi su Instagram.
Sembra un nerd. Dio mi diceva dentro la mia testa, una
Questa è una
sono sempre stata una persona molto decisamente sedentaria. Sociale e lei mi fa: ma no, ma nessuno ti giudica,
E soprattutto ginnastica posturale, perché ho la schiena storta. E potrebbe veramente aiutarmi, secondo me. Quindi ho preso il mio badge. Quando entro, ho anche detto, posso averlo verde? Siccome erano molto gentili e disponibili, io ho detto, ma me la rischio. Posso averlo verde? Allora è stata lì a guardare. Ma non c'è verde. Forse non c'è mai proprio stato. Sia fluo, diciamo che smorza un po' il fatto che non mi piace l'arancione, perché fluo, i colori fluo sono sempre belli. Fosse stato verde fluo sarebbe stato top fluo. E quindi niente, questa grande novità che insomma mi piace, perché vabbè, c'è la musica, poi siamo tutte donne principalmente, ci sarà un uomo ogni tanto, vabbè, a parte quando faccio Pilates, gli altri non lo so, devo ancora provarli. E niente, è un bel ambiente, tutti si, ognuno si fa i cavoli propri, pensa ai propri esercizi, ogni tanto si fa qualche battutina e un'ora passa che non te ne accorgi, perché Pilates è bello perché non ci sono salti, non si salta. Ho detto, ma si salta per caso? Non so, saltare mi sembra una cosa molto faticosa. Praticamente lei ti fa fare degli esercizi che sembrano, magari visti da fuori, sembrano una cosa di ma che è sta roba. Invece ti fa tirare tutti i muscoli e ti fa fare gli addominali, che io non so farli, ma fatti con gli esercizi, perché ci aiutiamo sempre con qualche, tipo la palla, oppure c'è una specie di rullo di gomma piuma dove facciamo varie cose, insomma. Insomma, degli strumenti che attraverso quello rende anche più divertente. Poi c'è la musica a tutto volume. E allora la prima volta mi sono messa in fondo, non sentivo un cacchio. Adesso mi metto davanti, anche se mi vergogno, però diciamo che tutti sono lì concentrati a fare il loro esercizio, quindi nessuno ti calcola, e se anche ti vedono e sbagli qualcosa, chi se ne frega, voglio dire, siamo lì tutti per imparare. E quindi diverso che a scuola, che sono, le persone sono piccole e stupide, ok? E poi adesso la prendo anche in modo diverso, perché quando sbagliavo qualche esercizio ridevo, e allora ridevamo tutti, cioè, capito? Una volta invece me la prendevo tanto con me stessa, che quando sbagliavo qualcosa, ecco, hai sbagliato, sei un incompetente.
abbastanza.